Un pezzo di vita, Ah sì? Vedete che sono bella sindacchina. Siamo a Campea con Carmela Titonel, che oggi compie 100 anni. Carmela, tanti tanti auguri. Grazie, grazie mille. Carmela, 100 anni sono tanti. Lei è nata nel 1917 e poi c'è stata un'altra guerra che è cominciata nel 1940. Cosa si ricorda delle due guerre? Cosa mi ricordo? Che ho patito tanto, tanta fame, tanta paura, e la guerra è brutta. Tanta paura, ha dovuto anche scappare di casa e nascondersi. Di casa con i bambini piccoli, scappare di casa sulle montagne, sulle casere, disastro. Ma dopo sono tornata a casa e non sono più mossa, no, di casa. Dopo fortunatamente la guerra è finita e lei si è sposata e ha avuto ben 4 figli. No, ma parli chi vede, allora i miei figli. Ah sì, è vero? Nella seconda guerra mondiale lei aveva già i figli. Due, sì. E è scappata di casa. Poi che erano 2 gemelli. Poi comunque è finita la guerra, lei è andata a lavorare per i conti Bellati? No, sono sempre stata a casa e ho sempre lavorato per la famiglia. Ah, prima della guerra? Prima della guerra, sì, sono andata in servizio. Prima della guerra. E degli anni del servizio, ha qualche aneddoto, qualcosa che si ricorda a raccontarci? Ho sempre lavorato tanto. Ma sti conti erano gentili con tutti, con lei? Così, così, sa che riverisco sempre. Sempre riverisco? Sempre riverisco. E loro dicevano grazie? Mai grazie. Mai grazie. Beh, signore, io so delle cose comunque che così della sua vita. Poi lei ha anche gestito un consorzio proprio in queste stanze qui a Campea. Ah sì, è vero. Quando non era mio marito, allora restavo io. Quindi roba per l'agricoltura. E poi non soltanto, anche le pesche che producevate voi, proprio quelle vostre pesche, voi le vendevate qui? Sì, proprio, è vero. Signore, in tutti questi anni l'Italia è cambiata tanto, si è passati dalla miseria adesso che c'è il benessere. Adesso, meno male che adesso poi la cavive il puito. Io so delle cose sue, ad esempio che le piace il colore rosso, vedo che c'è un bel mazzo di rose rosse qui che le ha portato il sindaco. Sì, grazie, grazie mille, tanto piacere. Se le chiedo qual è il segreto per arrivare fino a 100 anni? Oddio, non si sa, è lassù il Signore che comanda. Beh, però quello sì, sicuramente la fede, la devozione, però lei mi sembra che ha sempre fatto una vita tranquilla. Sì, beh, sì, sì. Cioè vuol dire andare a letto presto la sera, mangiare regolati? Sì, non sono andata mai in giro al teatro, al cinema, o a ballare, o no, niente, niente di tutto questo. Una nipote acquisita è assessore qui a Miane, c'è un sindaco donna. Sarebbe stato impensabile ai suoi anni che una donna fosse diventata il sindaco di Miane. Non pensai mai, no, proprio. È cambiato tanto il mondo. Sì, è proprio cambiato. Signora, un augurio ai nostri lettori, a tutti quelli che leggono QDP, che domani la vedono in questa intervista. Cosa sente di dire alle persone? Ah sì, grazie. Grazie a lei e tanti ancora 100 di questi anni. Grazie, grazie. Queste sono feste alle quali non possiamo mancare, perché fanno veramente contenti noi come amministratori, perché sono eventi quasi unici. La signora Carmela è la prima appunto in Comune di Miane, perché poco tempo fa è venuta a mancare la centenaria, che insomma è mancata qualche anno fa, quindi per lei oggi è la prima del nostro comune, anche se qui nella frazione di Campea dove ci troviamo sono ben 16 gli ultra novantenni presenti in questo territorio, quindi questo forse è anche a testimoniare che a Campea si vive bene. Tanti auguri alla signora Carmela, perché per noi, ripeto, è un onore e un piacere essere qui a festeggiarla.